È terminata da pochissimo la finale femminile per il primo e per il secondo posto del tabellone femminile. Al mio fianco ritroviamo, perché erano state in nostra compagnia anche prima, subito dopo la semifinale, Alice Gradini e Federica Frasca. Prima ho detto finalmente, perché voi sapete il significato di questa parola? Sì, finalmente, perché diciamo che siamo a buonissimi livelli da un bel po' di anni. Però questa vittoria ci mancava, sì, a un evento importante ci mancava e sono contentissima, contentissima. Fede, il modo migliore per iniziare una stagione vincendo una tappa gold, la tappa più importante, una delle tre più importanti. Immediato. Quanto vale questa vittoria? Vale tanto, credo che abbiamo fatto un primo passo verso quello che è il nostro obiettivo finale e quindi sono contenta che abbiamo iniziato nel migliore dei modi. Non era facile, perché la prima tappa è sempre complicata, ci sono un sacco di coppie nuove e quindi è sempre difficile, ma noi ci confermiamo sempre lì tra le migliori. Voi avevate vinto a Beinasco l'anno scorso, una tappa non gold. E arriva questa vittoria, voi siete sempre arrivate lì lì per conquistare un risultato importante, però non ce l'avevate mai fatta. Oggi è arrivata invece, come dicevo prima, la ciliegina. Sì, siamo contente perché noi siamo molto amiche e sicuramente la nostra emotività, quando ci sono momenti importanti, entra in gioco, no? Io e lei viviamo tutto all'ennesima potenza, nel bene e nel male, e quindi oggi secondo me siamo state, cioè ci siamo impegnate quest'anno per essere più indipendenti e oggi l'abbiamo fatto. Piccola parentesi, io ho visto un Papà Gradini capo ultra oggi. Esatto, c'è la curva che è carichissima. Ringrazio tutti i nostri tifosi che sono qui oggi, sono veramente tanti, ma anche tutti quelli che ci seguono da casa, perché veramente ci fanno sentire quanto vale tutta la fatica e il lavoro che facciamo. Io cito il vostro coach Davide Chiappini, perché è anche un amico, però probabilmente solamente voi sapete quanto lavoro c'è dietro un successo del genere, e tutto lo staff che vi segue, ovviamente, a parte Davide. C'è tanta fatica, perché ovviamente noi, oltre a giocare, alleniamo, quindi gli orari sono complicati, dobbiamo essere in grado di incastrarci e poi la stanchezza entra sempre in gioco, quindi sono doppiamente contenta perché facciamo tanta fatica, ma poi alla fine i risultati si vedono. Noi vi ritroveremo su sabbia italiana il prossimo weekend, ma nel future di Messina, giusto? Esatto, saremo a Messina da giovedì, perché facciamo parte delle qualifiche e quindi speriamo che il torneo possa andare al meglio. E allora in bocca al lupo intanto per il future, adesso godetevi questa vittoria, c'è la premiazione, adesso è anche il momento di bere, immagino, quindi potete andare a recuperare le energie. Quindi ancora complimenti a Federica Frasca e Alice Gradini, appunto in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti. Ci sentiamo dopo, perché ci sono anche i finalisti, o meglio chi vincerà questa finale che si sta giocando alle mie spalle, li avremo qui nel nostro salottino. A dopo! Marco